Se voi usate tecniche di seduzione, quindi fingete di essere qualcosa che non siete, prima o poi questa cosa viene scoperta e poi la persona vi lascia, il più delle volte, nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi si avviano relazioni malsane che magari possono durare anche tanto tempo e diventano veramente un qualcosa di drammatico. Quindi, posto che in linea di massima la seduzione, per tutta una serie di ragioni che poi vi metto un video qui nel canale, ha poco senso. Passiamo a dire cosa ha senso fare quando si ha l'interesse ad attirare una persona, ma ad attirarla in un modo sano, ok? Quindi ad avere un rapporto sano. Uno potrebbe anche dire, Daniela, io metto le maschere per necessità, mica perché sono stronzo, mica perché sono cattivo, eccetera, eccetera. Io lo so che le maschere uno le mette per necessità perché teme che qualche parte di sé sia magari un po' poco bella, un po' poco piacevole, che ne so, uno magari è un dipendente affettivo, è un sottone, ha sempre bisogno di conferme, eccetera, eccetera, e dice: cosa devo fare? Faccio finta e però attiro una persona per qualcosa che non sono, oppure in realtà cerco di essere quello che sono il più possibile, però col rischio che poi una persona dica mi fai schifo. Rischio che potrebbe esserci. Una persona potrebbe aver voglia di avere una relazione pulita, di avere una relazione senza dover fingere, però trovarsi di fronte al problema oggettivo che potrebbe esserci di dire: io sinceramente credo di essere una persona troppo debole, di avere troppe problematiche, eccetera, e quindi potrei finire per mostrare alle donne il mio lato, mi apro e sono quello che sono, sono una persona che può avere delle debolezze, delle fragilità, delle dipendenze, eccetera, eccetera. Come faccio? Perché quando le donne vedono le mie dipendenze scappano, ok? E questo effettivamente è vero, quindi di conseguenza in linea di massima le donne non è che siano proprio contente, a meno che non siano delle croce rossine, di andare a raccattarsi ragazzi che magari hanno 10.000 problemi a livello di squilibrio interiore. Quindi di conseguenza le cose da fare, che sono le cose indicate, se uno ha interesse ad avere una relazione, diciamo così, superficiale di una sera, allora mi può pure fare il corso di seduzione, perché se mi fa il corso di seduzione, uno dice: a me, sai, interessa alla fine, tutto sommato, portarmi a letto una tipa una sera. Ok, ci sta, mi fai il corso di seduzione, ti insegnano, puoi esordire così, fai così e cos'ha. E alla fine te la porti a letto. Bravo! Cioè, io dico, se lo scopo è quello, io non lo giudico perché può essere un'esigenza, può essere un qualcosa che piace, allora fatti il corso di seduzione e ok. Se invece il tuo tentativo è quello di instaurare un rapporto più profondo, non puoi fingere, perché instauri un rapporto profondo con una persona sulla facciata, su una cosa finta, ok? E di conseguenza, quando uno mi mostra le cose finte, appena scopro che sono finte, magari non mi va di stare con quella persona, anche perché mi ha imbrogliata. Oppure se uno lega attraverso la manipolazione, che ne so che può essere il denaro, mi faccio vedere con le macchine fighe, mi è capitato mille volte dei ragazzi che: ah, c'ho la moto, c'ho la casa, c'ho questo, c'ho quell'altro, bla bla bla, e loro sperano di legarti con queste cose. Allora, sì, legate le donne, è vero, con la macchina, con le case, tutte queste cose qui, ma legate quelle che sono interessate alla vostra macchina, alla vostra casa, ai vostri soldi, ai pettorali, se volete legarle coi pettorali, ma non sono interessate a voi. Domani arriva uno che ha il pettorale più bello, la casa più bella, due macchine anziché una, cinque case. E quella che si era legata a voi per le cose che stavate dando scappa con quell'altro che offre di più. Io ho svariate persone che sono state in consulenza con me che
hanno visto le fidanzate volatilizzarsi appena arrivato quello che offriva di più. È come all'asta, no? Chi offre di più e quella scappa. Ok? Quindi qual è il concetto? Adesso tra poco arrivo e vi leggo anche i commenti. Qual è il concetto di base? E poi andiamo a dare delle indicazioni ulteriori. Il concetto di base è sostanzialmente che va fatto quantomeno un po' di lavoro interiore. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto, clicca sulla campanella per attivare le notifiche e poi condividilo con degli amici che pensi che possano beneficiare di queste informazioni. Inoltre ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette che vengono fatte sul mio gruppo Facebook, Vero Uomo, Crescita Personale e Relazionale. È un gruppo segreto, puoi entrare e viene rispettata ovviamente la tua privacy. È un gruppo per soli uomini che vogliono lavorare sulla crescita personale e relazionale. Quindi trovi il link qui in descrizione insieme al link, ai link anche dei miei prodotti. Che trovi sul mio sito danielacoin.it e ti invito appunto a darci un'occhiatina e ti aspetto nel gruppo. Ciao, grazie.